Andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Facciamo atto di dolore, chiediamo perdono ancora più profondamente al Signore per tutti i nostri peccati, perché la parola di Dio entri più profondamente nel nostro cuore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te. Finitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa, propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Adesso facciamo la comunione spirituale, perché Gesù venga in noi, perché il Signore Gesù venga a vivere pienamente in ciascuno di noi. Gesù, io credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo con tutto il mio cuore, ti desidero ora in me. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni Gesù in me secondo la tua volontà, almeno spiritualmente. Come è già avvenuto, ti ringrazio, ti benedico, tutto mi unisco a te, non permettere che io sia mai separato da te. Vieni Signore Gesù, vieni a vivere in ciascuno di noi, vieni adesso a parlare attraverso di me. Ecco, cari fratelli, ringraziamo proprio innanzitutto la Santissima Trinità, che è infinitamente onnipotente, che è più reale di tutto,
che ci ha donato la vita, ha donato anche la vita al nostro fratello Domenico. Rendiamoci conto che la vita è un grande dono di Dio, cari fratelli. Ringraziamo il Signore che ci ama infinitamente. Guardiamo la croce del Signore. La croce ci dice che Dio è morto per noi, morto per i nostri peccati, per salvarci, per donarci la vita eterna, cari fratelli. Guardiamo la croce. La croce ci parla di questo amore di Dio infinito per noi. Come vedete, è grande l'amore di Dio. Guardiamo la croce del Signore, meditiamo spesso la passione. San Paolo della Croce dice: nel colmo di qualche grave afflizione, prendete in mano il crocifisso, fatevi fare una predica da lui. Che predica sentirete? Ecco, Signore Gesù, vieni a farci tu la predica oggi, vieni a donarci tu la tua sapienza in questo momento, dona la forza a questi nostri fratelli, dona la consolazione, la speranza, la pace. Cari fratelli, guardiamo la croce che ci parla di questo grande amore di Dio, ci vuole donare forza soprattutto nei momenti di grande difficoltà della nostra vita. La nostra forza vera viene dalla croce, cari fratelli, quindi guardate il crocifisso, guardiamo il Signore che dall'alto della croce ci parla, ci dice le cose più importanti per la nostra vita. Dall'alto della croce vuole donarci lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo, vedete, ci dona la fede innanzitutto. In questi momenti occorre tanta fede. Quando perdiamo una persona cara abbiamo bisogno soprattutto di tanta fede, grande fede. Signore ci vuole sostenere in maniera particolare in quei momenti, quindi vi invito a pregare e ad aprire il cuore proprio attraverso la preghiera a una fede grande. Vedete, la nostra fede rovescia il nostro modo umano di pensare. Vedete, la croce, quando la guardiamo con fede, che cos'è? È una vittoria la croce di Cristo, ricordiamocelo bene, eh? La croce è luce, non è oscurità. Vedete, la croce è un mistero di trionfo. Allora abbiamo bisogno della fede proprio per rovesciare il nostro modo umano di pensare. Noi tendiamo alla disperazione, tendiamo alla incredulità, ma il Signore ci vuole illuminare attraverso la fede. E la fede ci dice che la morte è il giorno più bello della vita di un vero cristiano, perché con la morte noi incontriamo colui che amiamo al di sopra di tutto. Se siamo veri cristiani incontriamo Dio, incontriamo Cristo, che noi amiamo più di tutto. Allora la morte per un vero cristiano è il momento più bello, è il momento decisivo della vita, momento dell'incontro decisivo con Cristo, ma è un momento meraviglioso, cari fratelli. Quindi guardiamo la morte con gli occhi della fede, non con gli occhi della nostra umanità peccatrice. E poi la fede ci dice un'altra cosa, cari fratelli, che tutta la nostra vita è un grande dono di Dio. Vedete, quando voi ripensate alla vita di questo fratello Domenico, degli altri defunti, dovete guardare dietro di loro la presenza di Dio, nel bene che hanno fatto, nel bene che c'è stato nella loro vita, dovete vedere il Signore, perché attraverso le persone che ci hanno voluto bene, le persone che ci hanno fatto del bene, noi dobbiamo vedere Dio, che è buono, infinitamente buono, cari fratelli. E poi dobbiamo pensare a un'altra cosa nella luce della fede, che non siamo fatti per questo mondo, siamo fatti per la vita eterna. Il Signore qui ci vuole far passare attraverso questa valle di lacrime, questo mondo, come dice proprio la preghiera del Salve Regina, è una valle di lacrime. Però, cari fratelli, il nostro fine è il cielo. Ovviamente ce lo dobbiamo guadagnare questo cielo, perciò dobbiamo meditare la passione, dobbiamo essere forti, ma il Signore
qui ci vuole appunto di passaggio. La nostra vita piena sarà in paradiso, cari fratelli. Le cose del mondo non ci possono mai soddisfare e rendere felici pienamente, perché siamo fatti per Dio. Allora, vedete, il Signore ci sta donando luce per la fede. Apriamo il nostro cuore. E voi siete venuti oggi, vedete, siete venuti in questo luogo per celebrare, per partecipare alla Santa Messa. La Santa Messa, vedete, è un'azione di Cristo per la nostra salvezza e ha un valore infinito. Ecco perché noi celebriamo la Messa per i defunti, perché ha una forza straordinaria per il loro bene e per il nostro bene. Allora vi invito a vivere questa Messa con grande fede, non fatevi distrarre, pregate intensamente, intensamente per voi, per il nostro fratello Domenico. E voglio raccomandarvi per questo di non fare la comunione se non vi siete confessati, se non state in grazia di Dio, perché la comunione fatta in peccato grave non serve a voi, è di danno a voi e non aiuta le anime che sono morte in Cristo. Quindi ricordatevi bene di non fare mai la comunione in peccato grave. E poi voglio aggiungervi un'altra cosa prima di concludere. Ricordiamoci bene che il Signore ci dà tanti segni. In questi tempi ci dà tanti e tanti segni, tanti miracoli. Nel 2013 si è verificato un grande miracolo eucaristico, appunto a qualche migliaia di chilometri qui in Polonia si è verificato un grande miracolo eucaristico. Cari fratelli, il Signore c'è. Pensate, durante la Santa Messa è caduta un'ostia, dopo qualche giorno l'hanno raccolta, una parte di quell'ostia si era trasformata in un vero cuore umano. Quindi il Signore continua a compiere miracoli. Fra poco verrà canonizzata Madre Teresa. Anche per questa canonizzazione, ecco, la Chiesa ha aspettato il miracolo e c'è stato un grande miracolo proprio per intercessione di Madre Teresa. Quindi non vi illudete, il mondo è creato da Dio, Dio è più reale di tutto, il Signore c'è, cari fratelli. Il Signore ci dà tanti segni della sua presenza, quindi accogliamo le cose che il Signore ci dona con fede, perché sono la verità che il Signore ha confermato con tanti segni e prodigi e miracoli. Vedete che una scienziata canadese ha raccolto circa 1400 miracoli che si sono compiuti negli ultimi 200 anni. Perché, cari fratelli? Perché ha voluto approfondire queste cose e ha scritto anche dei libri. Perché? Perché sono in questi nostri tempi ci troviamo in un periodo in cui la gente non crede e il Signore, vedete, ci mette davanti agli occhi tanti e tanti potenti segni proprio perché apriamo il cuore a Lui. Cari fratelli, ricordatevelo bene. Il Signore ce le dà le indicazioni per credere in Lui. Ogni anno in Italia si compiono delle fioriture prodigiose che nessuno sa spiegare. Pensate, io con qualcuno di voi sono andato quest'anno proprio vicino a Assisi a vedere la fioritura dei biancospini, così in mezzo ai campi, per un fatto prodigioso collegato con la morte di un beato che si è verificato circa 600-700 anni fa, e ogni anno si verifica la fioritura prodigiosa di questi biancospini. Il Signore c'è, cari fratelli, svegliamoci, confessatevi bene, cari fratelli, la morte può arrivare in qualsiasi momento e dobbiamo essere pronti. Poi quando andremo davanti al Signore, lo dicevamo ieri con qualcuno, l'Italia è piena di miracoli, di fatti prodigiosi, quindi dobbiamo credere. E quando venite in chiesa per i funerali dovete pregare intensamente, dobbiamo pregare perché queste anime dei nostri fratelli defunti vadano in paradiso, cari fratelli, dobbiamo pregare perché il Signore c'è.
Signore ci dà tanti segni, l'Italia è piena di miracoli, poi quando andremo davanti al Signore noi saremo più responsabili di quelli di tutto il mondo. Quindi vi raccomando, liberatevi da tanta incredulità. Qui nei nostri paesi, nelle nostre zone, purtroppo c'è tanta incredulità. Liberiamoci, cari fratelli. È falso che il Signore non c'è. Poi quando andrete dall'altra parte vi renderete bene conto. Padre Pio, quanti segni ha fatto? Che cosa vogliamo di più? Che cosa vogliamo di più? Io sono stato questi giorni, pensate, in un posto che sta vicino Perugia, dove è stata anche una grande beata, una grande mistica, Madre Speranza. Guardate, se voi leggete la vita di questa beata, vedete le cose straordinarie che Dio faceva. Pensate che tante e tante volte la trovavano sollevata di mezzo metro da terra, sollevata di mezzo metro da terra in preghiera, come sentite della vita dei santi del passato, e tanti altri prodigi straordinari. Pensate che ha fatto un santuario meraviglioso, come? Con i soldi che il Signore gli faceva avere, a volte miracolosamente si trovava tanti soldi per pagare. Perché, cari fratelli, quando siamo santi, il Signore abbiamo bisogno, il Signore ci riempie anche le tasche, ci riempie le casse di soldi, cari fratelli. Quindi svegliamoci, preghiamo intensamente in questa messa. Io ve lo dico questo per voi, perché ci dobbiamo tutti convertire, ma lo dico anche perché dobbiamo pregare intensamente per il nostro fratello. Perché, ecco, con l'aiuto di Dio, vedete, io sono arrivato proprio nel momento prima che spirasse, fatto certamente provvidenziale. Allora vi invito, cari fratelli, a pregare intensamente, perché il Signore porti a compimento quest'opera e il nostro fratello possa entrare presto nella gioia e nella pace del cielo. Allora vi raccomando, preghiamo in questa messa più che mai, con forza, dobbiamo svegliarci, dobbiamo veramente attirare su di noi, su questi nostri fratelli defunti, la misericordia di Dio, e preghiamo sentendoci più grandi peccatori, proprio come ci insegnano i santi. E concludiamo affidando il nostro fratello e ciascuno di noi alla potente intercessione di Maria Santissima. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo.